Buonasera amici di Focus 3.0, ben ritrovati, ben ritrovato Enrico. Grazie della tua assistenza, della tua gentilezza e della tua professionalità, come sempre. Questa sera vi porto una persona veramente speciale. Tutti i relatori che io porto, che intervisto, nei quali chiamo scambi d'anima, sono entrati prima nel mio cuore e quindi è una gioia condividerli con voi. Questa sera vi porto una riflessologa, perché la riflessologia fa parte di quelle scienze non con l'H, ma certe, che chissà perché vengono un po' celate, sia mai che dicano il vero. Quindi buonasera, ben trovata a Renza Giannini. Buonasera Renza. Buonasera, felice di essere qui, buonasera a tutti. È un piacere averti Renza. Allora, questa sera parleremo di un argomento che io e te abbiamo già affrontato, però è piacevole girare con un argomento così importante perché i riscontri sono stati incredibili e quindi ne faremo un approfondimento ed eventualmente risponderemo alle domande che mi sono state poste. L'argomento è meraviglioso e riguarda i nostri piedi. Si sa che i nostri piedi sono molto molto importanti, sia come genere umano e soprattutto per noi fanciulle. Non è solo un segno di vanità, ma è anche uno specchio. Allora, cosa ci vuoi dire, Renza? Cosa rappresentano nella riflessologia e durante tutta la tua grande esperienza? Perché tu poi, come dice il nostro amico Gianni Vota, bisogna vivere nel marciapiede, cioè vivere la vita in senso pratico e le proprie conoscenze gestirle con l'argente comune, se no che senso ha? Prego, Renza. Allora, è logico che sono 35 anni che io mi occupo di piedi, se così vogliamo dire. E i piedi per me sono veramente lo specchio della nostra anima. E la riflessologia plantare esiste da sempre, da quando l'uomo si è alzato in piedi, è diventato antenna fra il cielo e la terra. Qui voglio ricordare, come sempre, che bisogna tenere in considerazione che l'essere umano, è la punta di diamante di tutto il creato. I piedi, quando tanti anni fa, la razza umana, così dicono, si è alzata in piedi, è stata chiamata Homo erectus, è successa una cosa meravigliosa. Nel nostro cervello destro si è accesa una luce bellissima che è collegata con la grande enciclopedia cosmica, e quella luce lì praticamente ci ha permesso di diventare creatori a immagine e somiglianza di Dio. Noi bisognerebbe imparare che veramente noi siamo divini e i nostri piedi rappresentano la nostra divinità. Il cervello destro, dove c'è questa piccola zona che è il pensiero creativo che ha fatto diventare l'uomo sapiens, il pensiero creativo si collega per magia, per alchimia, all'asse boccano e attraverso il nervo crurale porta tutti i messaggi di quello che succede nei nostri organi, nelle nostre ghiandole, dei nostri visceri sotto la nostra pianta del piede. Quando è che porta i messaggi? I messaggi fondamentalmente vengono portati quando un organo inizia a star male. Di conseguenza, un bravo riflessologo che ama il suo lavoro, perché la riflessologia va fatta con il cuore, permette a noi di andare a vedere dove un organo si sta ammalando, sta perdendo energia. E qui vorrei ricordare che i nostri organi non sono solo fisici e fisiologici, ma anche un mandato spirituale. Bene, poi noi abbiamo un'altra parte del cervello per spiegare un attimino cos'è la riflessologia, che è quello sinistro. Se nella parte destra c'è il pensiero creativo, l'artista, il poeta, in quello sinistro c'è il pensiero bellissimo, quello che ci permette di mettere in pratica quello che io ho pensato. E è il cervello ingegnere
anche lì c'è un'unicità dell'essere umano, l'unicità del corpo, perché il mio corpo è unico e irripetibile. L'unicità di quel corpo lì si chiama DNA e io vorrei far capire che pensate che bello, io sono qui e ora, unica e ripetibile. Il mio DNA, cioè l'erenza che c'è oggi, non c'è stata, perché se io vado a scavare e a cercare di fare una diagnosi su uno scheletro, anche quello scheletro lì ha un DNA unico e ripetibile, e quello che verrà dopo di me, chi verrà dopo di me, non avrà il mio DNA, di conseguenza io sono unica e ripetibile. Quella parte del cervello lì si unisce all'asse cranio-sacrale, al nervo sciatico, e porterà sopra la pianta del piede tutti i messaggi delle mie aree cerebrali, dei miei organi mentali. Meraviglioso. Fatta questa prefazione d'obbligo, iniziamo ad andare a vedere proprio cos'è il nostro piede, come dobbiamo andare ad analizzarlo. Ad esempio, le dita dei nostri piedi, che non vanno solo dipinte con gli smalti per noi donne che hanno un segno di fondamentale vanità, ma cosa dicono le dita dei piedi di noi? Che cosa ci raccontano? Allora, le nostre dita sono, ogni dito è collegato con un organo, con un viscere, con una ghiandola, nella parte spirituale di quell'organo e di quella ghiandola lì e di quel viscere. E ogni dito è collegato a un'energia. Le nostre dita, le dita dei piedi, sono la direzione. Praticamente grazie a loro, oltre che stare in piedi, le dita del piede e il tallone ci permettono di stare in piedi. Le dita sono la direzione e il nostro tallone è la stabilità. E le dita del piede, il primo dito del piede è rilegato a tutto quello che riguarda il metabolismo del cuore, cioè del sangue, e il dito del piede lì sul primo dito del piede prende forma un'energia meravigliosa che è l'energia nervosa, che se funziona bene durante la nostra vita, lei serve per sdrammatizzare. Nel secondo dito del piede c'è tutto quello che riguarda la linfa, la nostra milza, e lì comanda un'energia che ci dà la purezza del pensiero e l'energia mentale che ci permette di fissare e ricordare. Sul terzo dito c'è l'ossigeno, liquido organico, i polmoni e un'energia meravigliosa che è l'energia creativa che serve per riconoscere il nostro ruolo nella vita. Arriva il fegato sul quarto dito e la bile, e lì c'è l'energia creativa che ci permette di fare strategia e di creare. L'ultimo ditino, il più piccolo, ma forse il più importante, perché lì c'è l'energia del nostro radicamento, della fede di noi stessi, collegata con i reni e con gli ormoni. Queste sono le nostre dita. Quando pensate, perché i piedi mandano messaggi, Loro, l'anima scrive attraverso il corpo. Lo spirito, si dice, si è fatto carne, è venuto ad abitare in noi, e l'anima attraverso questo benedetto corpo che rappresenta la materia, la bellezza della materia, scrive. E pensate, quando si accende un callettino sopra un dito, non è un callo dovuto alle scarpe, perché c'è chi le scarpe le porta e dei calli non ce n'ha. Quando si accende un callettino vuol dire, se è sul primo dito vuol dire che io sto perdendo l'energia nervosa e divento pessimista. Se è sul secondo dito vuol dire che io sto perdendo l'energia mentale e posso diventare fondamentalmente avara. Sul terzo dito sto perdendo l'energia sessuale e posso non riconoscermi più nel mio ruolo nella vita. Sul quarto dito si accende, quando si accende una lampadina vuol dire che la mia energia creativa
non è in equilibrio e io posso andare in depressione. Sul quinto dito, quando si accende un callo, è la mancanza di stima di me stessa. Mamma mia, che meraviglia. Io ti ascolterei per ore, Renza. E subito sotto i nostri piedi, quella parte un po' nascosta del piede che non andiamo mai a considerare, lì che cosa c'è? La parte nascosta dei nostri piedi che non andiamo mai a considerare per un riflessologo è importantissima perché ci sono le chiavi di lettura dei nostri organi. Sotto il piede sono rappresentati tutti i nostri organi come in uno specchio e lì ci sono le chiavi di lettura. Un organo come le analisi del sangue o la solita identica cosa, come il sangue passa da tutti gli organi e raccoglie il suo messaggio. Noi andiamo a farci le analisi del sangue per vedere quando un organo non sta bene. La stessa cosa succede sotto la pianta del piede, solo che sotto la pianta del piede la chiave di lettura si accende quando un organo sta perdendo energia. Cioè, se io faccio le analisi, c'è scritto che ho il colesterolo, io il colesterolo ce l'ho. Se io guardo un piede e guardo il fegato mi dice che io devo tamponare una perdita di energia perché si sta preparando a produrre il colesterolo. Wow. Senti Renza, e invece i nostri talloni, che noi donne abbiamo un po' croce delizia, perché devi sapere che la parte del tallone, la parte della caviglia, nelle letterature, soprattutto quelle erotiche, tu sai che il piede fa da padron nella letteratura erotica, è quasi più sensuale di altre grazie nostre femminili e viene coltivato. Infatti, veniva celato in epoca passata giusto la caviglia di una donna e faceva infuocare l'uomo, ma non tanto perché era un'epoca in cui si andava tutte coperte, Dio benedica quell'epoca, ma perché proprio rappresentava qualcosa di molto importante, un eros, una bellezza. Perché il tallone e di conseguenza anche quella parte un po' nobile che è la caviglia è così importante, cosa dice di noi? Allora, il tallone, come ho detto prima, rappresenta la stabilità del nostro corpo. I piedi sono, come diceva Leonardo da Vinci, un capolavoro di ingegneria. Perché il tallone è così importante? Pensa che sopra il tallone c'è rappresentato l'apparato genitale psicosomatico. Lì noi, in quel punto lì, ci siamo come figli e come genitori. E il tallone rappresenta anche il bacino. E il bacino è una parte importante dell'essere umano perché nel bacino si vanno a raccogliere tutti i nostri pensieri che noi non abbiamo vissuto, non abbiamo buttato fuori. La parte del tallone è collegata col tendine d'Achille, dove sono i sensi di colpa, perché io mi sono domandata, no, quando ho cominciato, perché il corpo viene chiamato, delle parti del corpo sono chiamate, perché il tendine d'Achille? Sì, nella storia Achille è stato ucciso da Ettore perché lui era un semidio, l'unica parte che aveva debole, guarda caso, era il tallone perché non era stato immerso nell'acqua che l'aveva quasi reso un dio, però io ho guardato la storia di Achille e ho capito perché l'hanno chiamato i medici antichi, gli alchimisti, hanno chiamato quella parte lì il tendine d'Achille, perché Achille è morto per un senso di colpa, perché lui aveva promesso a sua zia che avrebbe riportato suo cugino a casa sano. Ma mentre Achille aveva giurato che non avrebbe più combattuto se era innamorato della sorella di Ettore, lui si è messo l'armatura e è andato a combattere. La mattina dopo, quando gliel'hanno portato morto, lui si è infilato l'armatura e per un senso di colpa è andato a combattere e guarda caso Ettore l'ha colto
in quella parte lì non si muore perché una freccia entra nel tendine d'Achille, così chiamato in quella zona lì, è morto per i sensi di colpa. E noi donne, specialmente in quella parte lì, ci raccogliamo tutti i sensi di colpa che poi vanno a incidere sulla nostra sessualità. Mamma mia, e quindi quella parte, Renza, quando è spessa, brutta, perché insomma, per noi donne, l'ho detto anzitempo, è croce e delizia. Quindi quando inizia a diventare così antiestetica, cosa significa? Che abbiamo dei grandi sensi di colpa? Dobbiamo andare un po' a rivedere questo aspetto con noi stessi? Sì, Samantha, quando diventa brutta la parte del tallone, cioè spessita e delle volte si taglia anche, è perché noi abbiamo inconsciamente dei sensi di colpa. Sì, Samantha. E sensi di colpa, perché quella parte lì poi si collega anche al perineo. Il perineo è un nervettino, il corpo andrebbe conosciuto. Io lo dico sempre a chi viene da me, prima di andare a cercare altre cose, bisognerebbe conoscere noi stessi. E per conoscere noi stessi bisognerebbe conoscere perfettamente la macchina. Noi, il corpo, ci è stato donato per mettere in pratica i nostri pensieri. E se i pensieri sono animici, di conseguenza vuol dire che il corpo ci è stato donato per creare la bellezza. Io dico sempre, Dio, la grande energia celeste, ognuno la chiama come vuole, crea la vita quella vera, quella viva. E noi, a sua immagine e somiglianza, creiamo la bellezza. Un quadro Dio non lo può creare se no attraverso la mano di un uomo o di una donna, di un essere umano. E di conseguenza quella parte lì del corpo è collegata col perineo. Il perineo è un nervettino importantissimo che va dalla parete anale fino all'uretra davanti. E il perineo è quel nervettino che si chiude quando noi abbiamo i famosi 1000 giorni, 3 anni di età e cominciamo a sentire la cacca. E la pipì, perché fino a lì, fino a che lui non si chiude, un bambino non riesce a sentire il bisogno di andare in bagno. Quando si chiude per tutta la vita, quello lì sarà il nervo che ci permette di lasciarsi andare. E di Senti, conseguenza sì, il scusa, tallone Renza, prego. è collegato con quello. Sicché quando il tallone diventa brutto, tirato, vuol dire che c'è una tensione che noi non ci lasciamo andare. Renza, e la parte centrale del piede, quella dove d'istinto ci viene da massaggiare, adesso ne parleremo poi del massaggio e dell'utilizzo del nostro piede. Cosa dobbiamo fare? Cosa c'è lì? Che cosa ci Allora, dice? la parte centrale, cioè proprio quella centrale, perché la parte sotto le dita, praticamente quella parte lì ci stanno i polmoni, un pezzettino del fegato, ma la parte centrale è importantissima perché ci stanno i due intestini, il colon con i suoi 5 segmenti, che è il cervello per chi fa riflessoterapia alchemica, è il cervello emotivo. Nel colon ascendente ci sta la rabbia che va buttata fuori, nel colon trasverso ci sta la scontentezza che andrebbe buttata fuori, nel colon discendente la preoccupazione che va buttata fuori, nel sigma la tristezza che va buttata fuori e nel retto la paura che va buttata fuori. Se noi non buttiamo fuori le emozioni negative, anche i nostri pensieri diventano negativi. La rabbia si diventa sempre arrabbiati, incazzati, la scontentezza si diventerà sempre scontenti, eh? La preoccupazione ci verranno i pensieri preoccupati, cioè pensieri fissi. La tristezza, noi se non la buttiamo fuori, si va nella malinconia. E la paura, se non la buttiamo fuori, vengono gli attacchi di panico. Eh? E quella parte del piede lì è importantissima. Perché
perché oltre che lavorandola si va a far funzionare bene l'intestino, perché nel colon, quando si lavora il colon ascendente, si lavora tutta la peristalsi del nostro intestino, eh? Perché noi donne, specialmente noi, quando non andiamo in bagno diventa un pensiero fisso e stiamo male. E nel colon trasverso si lavora tutta la circolazione del nostro intestino, nel discendente le difese immunitarie per il nostro intestino, nel sigma si lavora l'ossigeno, di lì nasce la famosa stissi, infatti, e nell'eretto si lavorano gli ormoni, lì nascono le emorroidi. E poi nel mezzo c'è l'intestino tenue. Un viscere importantissimo, pieno di enzimi, è lui che digerisce il cibo e manda subito, immediatamente lo trasforma e manda subito, immediatamente nel sangue le vitamine, gli oligoelementi che vengono estratti dal cibo. Se lui funziona bene, il nostro sangue sta bene. Poi c'è la parte dell'ileo che si collega con la vescica biliare, col coledoco, con la bile, succhi pancreatici, e lì viene digerito il cibo più grossolano che si trasforma in calorie per il nostro corpo. Quando quel pezzettino lì non funziona bene, è dove nei grandi obesi viene fatta un microchip in quel pezzettino lì, un bypass, dove se bypassano quel tratto lì, non si assimila più le calorie. E più dopo c'è la valvola, l'ileo, la valvola ileocecale, dove lo scarto del cibo passa nel colon ascendente e si trasforma in feci. Mamma mia, c'è una delizia per le orecchie e per l'anima, Renza. Allora, adesso, coup du théâtre, parliamo di come andare a trattare i nostri piedi. Dopo, ovviamente, vi darò i riferi per eventualmente chi vuole andare fisicamente da Renza, anche se abbiamo una sorpresa. Questa ve la posso svelare. Il 1º marzo, insieme a Giovanni Vota, a Fabio Borghini, a Bernard Rouche, al dottor Massimo Citro Della Riva, a Manuela Pompas, la sottoscritta, Renza, con noi tutti faremo un congresso al Driver Hotel a Milano. Dopo lascerò i riferi anche al caro Enrico, nel quale qua sotto ve li metterà eventualmente se desiderate iscrivervi. 1º marzo 2025. Però Renza, vedi, chi magari non può raggiungerti nell'immediato, e io lo consiglio a tutti di andare a farsi un giro da Renza perché è un grande dono che si fa. Oggi abbiamo più o meno tutto. Oggi spendiamo, non so, dei patrimoni per iPhone o cose che tutto sommato chissà se ci servono veramente, ma dobbiamo tornare un po' alle arti e alla saggezza antica, perché quello ci farebbe stare così tanto, tanto bene. Detto questo, io e Renza abbiamo unito due progetti. È vero che Dio fa incontrare le persone quando è il momento giusto. Io sono portatrice di un progetto che si chiama Genoa 21, nel senso che ho recuperato delle frequenze di piante attraverso uno strumento che si chiama PlantSplay. Ogni pianta produce un impulso elettromagnetico. Attraverso questo strumento io sono andata a registrare i suoni di ulivi in un'area selvaggia della Sicilia. Mentre ero lì, mi sono accorta che i contadini che lavoravano in queste terre erano particolarmente giovani e belli. Nonostante fossero sotto il sole tutto il giorno, ho preso quest'olio, l'ho mandato in Svizzera e ho creato una linea di benessere che si chiama Genoa 21. E l'ho fatta provare a Renza, la quale ne è entusiasta. Perché vi parlo di questo? Perché voglio parlare ora delle coccole, o noi non abbiamo le tue abilità nelle mani per andare a trattare il piede, però possiamo farci del bene. Quindi Renza, adesso, dopo che abbiamo spiegato un po' in quel che c'è possibile, il piede, come possiamo farci del bene sommariamente? Quindi usando un buon olio, come ve l'abbiamo detto, quello frequenziato, fatto apposta per risanare e rigenerare la pelle. Ma cosa dobbiamo fare poi con i nostri piedi? Un pediluvio, un massaggio, tenerli in alto? Allora,
È logico, prima cosa per i nostri piedi, importantissima. Quando possiamo, togliamoci le scarpe e camminiamo scalzi. È importantissimo perché andiamo a stimolare delle sinapsi nervose che sono sotto i piedi e camminare scalzi è una cosa che fa bene alla nostra anima. Infatti si dice che i piedi sono i passi della nostra anima. Un olio, come hai detto te, nella parte sopra del piede, dove la parte proprio sopra, lì ci sono tutte le sinapsi nervose dei nostri ormoni, il cervello ormonale è lì sopra, che è il peritoneo, noi abbiamo diversi cervelli. Infatti io quello quando vengono da me a fare una lettura del piede, io gli dico che prima di tutto io ti insegno a conoscere il tuo corpo. Perché se tu conosci te stesso e principalmente il nostro cuore, che nessuno magari si sofferma, il cuore batte, ma il cuore è quello che ci permette di avere un'emozione importantissima che è l'empatia, che oggi ce n'è sempre meno, Samantha, te lo posso dire, che ci permette di essere con la coerenza, di essere in contatto con gli altri esseri umani e conoscerli. Ok? Sicché con l'olio io vi consiglio di massaggiare tutte le sere bene bene sopra il piede, bene bene, ed allentare bene le dita, perché abbiamo detto, come sto facendo io con le dita delle mani, che le dita sono le nostre aree cerebrali. Di conseguenza, con l'olio massaggiare bene bene sopra il piede e tirare bene bene le nostre dita. È importantissimo, aiuta tantissimo a pulire gli ormoni, e gli ormoni sono la chimica del nostro corpo. Mentre ho dimenticato di dire una cosa fondamentale, in quest'olio di cui vi ho parlato, mentre viene creato dalla chimica 1 a 1 alle porte della Svizzera, noi mandiamo nell'etere musica frequenza in 432. Fabio Borghini, con le sue campane di cristallo meravigliose, ha aderito anche lui al progetto e nell'etere mettiamo le musiche anche di Fabio mentre viene creato quest'olio. Quindi è un olio potenziato, ecco perché diventa curativo. Renza, il famoso pediluvio col sale può Sì, servire ancora alla certo sera che per togliere la serve. stanchezza? Ma stiamo mica scherzando. Il sale è l'acqua, le vibrazioni dove le andiamo a cercare? Noi siamo fatti per il 78% d'acqua. E io quando ho scoperto tanti anni fa le ricerche di Masaru Emoto, mi sono resa conto dell'importanza che ha l'acqua. E il sale, è importantissimo. La via del sale, col sale si conservavano i cibi, era un prodotto prezioso. E fare il pediluvio la sera con il sale vuol dire rigenerare i nostri piedi, perché se non lo sa, se non si sa, la nostra acqua del nostro corpo, oltre che formare i famosi 5 liquidi organici, che sono il nutrimento dei nostri organi, ma è salata. Anche Gesù diceva che se uno perde il sale non ha più sapore. Di conseguenza, fare il pediluvio con l'acqua tiepida e il sale è una cosa importantissima. È una Ti cosa aiuta anche a importantissima. Certo. dormire un pochino meglio, sai, perché se si usa il sale fondamentalmente ci rilassa veramente. Basta andare a guardare l'acqua del mare, no? Quando tu ti immergi lì dentro, è un benessere. La talassoterapia è una medicina da sempre, da sempre. Di Certo. conseguenza, usare il sale e fare il pediluvio e poi massaggiarsi i piedi. È come se dessimo una mano e massaggiassimo la nostra anima. Quando si massaggia a piedi, si massaggia la nostra anima. Assolutamente, Renza.
Adesso parliamo un attimo della caviglia, che fa sempre da corollario una cornice così importante per il nostro piede, perché nelle mille domande che arrivano, sono purtroppo queste donne con le caviglie gonfie, c'è questo problema così enorme della caviglia. Cos'è la caviglia e come facciamo a trattarla? Allora, la caviglia è un punto importantissimo. Se noi andiamo a studiare l'alchimia, fondamentalmente la ruota zodiacale, la caviglia appartiene a un segno zodiacale che si chiama Acquario. E l'Acquario ha un compito importante quando scende qua su questo pianeta. Quello di dimostrare la libertà. E infatti, fino a poco tempo fa, i detenuti avevano la catena, la caviglia con la palla. E quando uno rompe un po', si dice c'è una palla al piede. Ok? Di conseguenza, pensa che sulla caviglia destra è rappresentato, così si capisce, l'apparato genitale su quella sinistra e su quella destra i reni. Ecco perché gonfiano le caviglie. Perché noi, l'ho ripetuto prima, non facciamo una cosa, non ci lasciamo andare. Non ci lasciamo andare. Non viviamo bene quell'ormone importantissimo, quell'endorfina che si chiama desiderio, e quando gonfiano le caviglie c'è anche un po' di paura. Perché non ci lasciamo andare? Perché abbiamo paura. Di cosa? Del giudizio. E non c'è peggior cosa che il giudizio verso noi stessi. E quando ci troviamo con le caviglie gonfie, un trattenimento di acqua, di liquido, perché noi delle volte abbiamo un giudizio magari sbagliato su di noi o ci vergogniamo di essere come siamo, vorremmo essere diverse. Ecco cosa sono le caviglie. Perfetto. Mentre nella parte sotto del piede, che tipo di massaggio possiamo applicare? Circolare, verso Ma l'alto, sempre con l'olio? guarda, io consiglio sempre di aprire sotto, di mettere una mano di qua e una mano di là dal piede e fare questo movimento, aprire per lasciare andare le tensioni, per pulire il sangue, perché se uno conoscesse la macchina darebbe un'importanza enorme ai nostri piedi. Infatti il camminare è la meditazione più bella, è quella che ci pulisce il corpo, perché il nostro sangue dal cuore ci impiega 18 secondi arrivare sotto la pianta del piede, e quei 18 secondi lì, quel sangue arterioso, e va a nutrire tutti i nostri organi. Quando arriva sotto la pianta del piede, proprio sotto le dita, c'è una pompa, che per me è un secondo cuore, dove il sangue arterioso diventa venoso e ritorna a polmoni per essere ossigenato. Di conseguenza, i nostri piedi sono la base di tutto. E allora fare quel massaggio in apertura sotto i piedi vuol dire andare a aiutare il nostro sangue a scorrere meglio. Se ne fanno un beneficio le nostre vene, le nostre arterie. Io voglio ricordare che se uno ci pensa, io quando l'ho saputo sono rimasta così, perché nel nostro cuore scorrono 10.000 litri di sangue al giorno. Se cammino. Sai che Steiner reputava che il sangue fosse un veicolo dello spirito. Infatti, No, guarda fosse, caso. Samantha, lo è. No, fosse, lo è. L'io è dentro il nostro sangue, dove c'è il DNA, che ci rende ognuno di noi unici e ripetibili, e il sangue è un liquido prezioso collegato, come hai parlato te, alla vibrazione. Il nostro cuore batte vibrando, è la prima vibrazione che si accende in un embrione, proprio il sangue. Prima nasce il sangue, poi nasce il cuore, perché il sangue dà il via alla vibrazione, ok?
Di conseguenza, il sangue, lo sai, un'antichità si diceva si è fatto un patto di sangue, il Eh sì. sangue è lì dentro scorre il nostro io. Sai che le streghe, leggevo un libro di magia, adesso tutti faranno ah! Storia della magia, e leggevo che buona, bianca, bella, positiva, eccetera, eccetera, nulla di demoniaco, di nero, vi prego, mettiamo subito i puntini sulle i. La magia vuol dire anche The Mag, agire con gli elementali, entrare in comunione ed entrare nella loro armonia. Questo facevano le curandere e le streghe, ecco perché sono state bruciate. Loro usavano, si diceva, dare il sangue, donare il sangue alla terra. Era un omaggio che si faceva proprio per riconoscersi che da lì si arrivava e da lì si andrà a finire, tu cenere e polvere tornerai. E proprio omaggiare questa nostra vitalità a questo elemento così importante, per la terra. E tutti i riti d'amore, mi faceva sorridere questa cosa, nel Medioevo venivano fatti con il sangue. Sai che nel meridione c'è questa usanza, questa diceria, che si dice che le donne devono mettere una goccia di sangue nella bocca dell'uomo per farli innamorare. Ora non so se sia vero, logicamente, fa parte di folklore e costumi, però vedi come anche a livello popolare, dell'humus popolare, il sangue è sempre presente, quindi dobbiamo trattarlo bene. Senti Renza, e invece fare dei movimenti circolari nella pianta del, immagina che questa sia la pianta del piede, col pollice fare così, o disegnare l'otto, l'infinito. Allora, fare dei movimenti circolari fondamentalmente vuol dire riequilibrare, questo tu intendi questo, vero? Oppure Sì. l'otto fatto così. Quelli sono archetipi, il cerchio e l'otto sono archetipi e noi parliamo con la quinta essenza, con l'etere. Attraverso l'archetipo. È importantissimo, certo, Samantha, brava. Fare un otto vuol dire andare a rimettersi in contatto, fare un cerchio vuol dire fondamentalmente riequilibrare. Guarda, ora ti dico una cosa che fa sorridere, la voglio condividere con voi. Ho una signora che usa il mio olio, Genova 21, di 84 anni, e si chiama Mirella, questa signora. E questa signora mi ha detto: sai, Samantha, che prendo il tuo olio e sotto il tuo piede scrivo con l'olio la parola amore. Ora, al di là della bellezza del gesto in sé, perché io lo trovo un gesto bellissimo, di una donna di 84 primavere che è così eclettica, ha la testa così aperta, e sentendo tutte le nostre informazioni, i vari relatori, da Masaru Emoto a te, a Gianni, si è messa a scrivere in autonomia col mio olio la parola amore. Ma l'epilogo è divertentissimo, perché mi diceva: Samantha, io sempre male i piedi, porto le scarpe ortopediche, le ho buttate le scarpe ortopediche, cammino a piedi nudi, metto l'olio, scrivo la parola amore e so divinamente bene. Questa è la sua esperienza. Sarà anche effetto placebo, non lo so, però Basta, l'importante l'importante è crederci. Io dico è. sempre, anche quando si fa un lavoro come il mio, dove si aiuta delle persone, un riflessologo ci deve credere a quello che fa. Non è moda la riflessologia è amore, come hai detto te. Perché il nostro corpo è fatto di punti riflessi. Pensa, per dare una piccola spiegazione, nasce la cellula cuore. È unica e ripetibile la mia. Insieme alla cellula cuore della solita sostanza nascerà l'intestino tenue, la tiroide. Loro sono compagni del cuore per tutta la vita. Ma nascerà anche la seconda vertebra dorsale, la settima cervicale. La settima cervicale è collegata al nervo spinale, è collegato con la tiroide, la seconda vertebra dorsale è collegata con il cuore e la dodicesima vertebra dorsale con l'intestino tenue. Pensa della solita sostanza della cellula, le solite cellule toti potenti creano un punto qui sotto il naso
i capezzoli e tutti i punti riflessi che studiando, dottor Calligari, se io ho studiato, è logico che ho fatto un percorso importante perché volevo capire, io volevo fare la riflessologa con l'intento di aiutare e per aiutare c'è da conoscerlo un corpo, se no, se io, per me, mettiamo, per me il corpo è come una macchina, sì? Perché ha dei processi chimici che sono uguali per tutti, è il suo funzionamento. Però un processo, la chimica è uguale per tutti, sì, però ogni essere umano ha una chimica diversa e noi che facciamo riflessologia alla macchina va conosciuta bene. Come fa un meccanico a riparare la macchina senza conoscerla la macchina? È impossibile, è impossibile, no? E di conseguenza, pensa che bello, a livello alchemico, la conoscenza ti dice che la cellula cuore è completamente diversa da quella del fegato, da quella dei polmoni, da quella dei reni, della milza, sono diverse. Ognuno ha un codice, anche la cellula ha un codice e quel codice della solita sostanza di quel codice lì viene proiettata sulla colonna, il nervo spinale che va a gestire quell'organo, ma nello stesso tempo nascono dei punti riflessi e i piedi sono i più innervati, ci sono 7200 terminazioni nervose che vanno a parlare, io attraverso un punto riflesso vado a parlare con il mio cuore. Con le parole io posso ingannare un cervello, ma un organo no, eh. No, non si Certo. vuole ingannare, Samantha. Cioè, ecco perché quando tu vai a frequenziare un prodotto e lo frequenzi in 432 o con una campana di Fabio, quindi è un suono puro di cristallo, quel prodotto lì, al di là del fatto che tu ci creda o no, va a lavorare sul tuo organo, perché il tuo organo va a riconoscere che quella è casa, quella è medicina, quella è verità. Quindi l'efficacia a quel punto del prodotto è indipendente dal fatto che tu ci creda o no. Certo, se poi ci crede, ovvio che come si suol dire tutto fa brodo, è potenziato l'effetto, ma ci manca, è la banalità. Però indipendentemente da questo, i nostri organi funzionano con un'armonia mondi. Infatti, cos'è il tumore? È una cellula impazzita che non è più armonica, fondamentalmente. Perché impazzisce una cellula? Perché è in disarmonia. Ecco perché arriva il tumore. Renza, l'ultima domanda. Molte persone mi dicono che hanno spesso i famosi crampi ai piedi. Cosa sono i crampi? I crampi a piedi, quando succede, non solo a piedi, Certo, in generale, sì. da altre parti, i crampi manca il sodio e il potassio e quando arriva un crampo è un muscolo in tensione. Perché viene il crampo? Perché io non ho buttato fuori la rabbia. Il crampo viene dato dal fegato perché io non ho buttato fuori la rabbia. Non mi sono rispettato, è come se il corpo, perché conoscendo il corpo, i muscoli, i nostri muscoli, il corpo è fatto di cinque tessuti e ogni tessuto è collegato con un organo, le ossa sono collegate con i reni, il corpo si forma, la solita cellulina dei reni forma le ossa, la pelle è con i polmoni. Poi lei ha un libro meraviglioso dove gli organi scrivono sulla nostra pelle. Poi il fegato è collegato con i muscoli, la milza con la carne e il connettivo e il cuore con le vene capillari e le arterie. E si forma i nostri cinque fogliettini che sono strettamente collegati, ogni fogliettino è collegato a un organo. È normale quando io ho male alle ossa, le ossa non fanno male, di conseguenza alle sinovie, alle cartilagini, vuol dire che i miei reni mi stanno chiedendo aiuto. Lo stesso vale per i muscoli, quando succede qualcosa ai muscoli, vuol dire che il mio fegato mi sta chiedendo aiuto. L'inestetismo che si forma
ne facciamo due. Quando il cuore non sta bene, sono le vene, capillari, odiosi, eh? E il nostro fegato, insieme ai crampi muscolari, si crea fondamentalmente dell'estamina, che nelle donne va a creare la cellulite e anche l'obesità. Trattenimento di adipe fra il muscolo e tessuto connettivale. Meraviglioso. Senti Renza, allora io mi fermerei qui perché abbiamo dato tantissime informazioni e spero che le persone che inciampano su questa intervista l'ascoltino e riascoltino come faccio io. State cucinando, mettete l'intervista di Renza 2 o 3 volte, assaporatela, fate entrare queste frequenze nel cibo, io faccio sempre. Renza, senti, i riferi per chi avrà l'immensa fortuna di poterti vedere de visu. Dove ti trova? Dove sei? Tu sei in Allora, Toscana? io ho una scuola anche, Samantha, l'Accademia del Massaggio, che è da 2007 che io insegno riflessologia, e per me insegnare riflessologia è un gesto d'amore, veramente, un amore che permette a altri esseri umani di conoscerci. Quando io mi conosco, posso essere in grado di aiutare altre persone, no? Sul Tempio di Delfi c'era scritto: uomo, conosci te stesso. Poi, quando ti conosci bene, vai a conoscere altri uomini. Questo ti permetterà di non avere, l'universo non avrà più segreti per te. Di conseguenza, è una cosa bellissima. E poi l'Accademia si chiama Mondo Nuovo, come l'istituto dove io lavoro da tantissimi anni. La referenza è 0584 99 7500 e il mio istituto e la mia scuola si chiama Mondo Nuovo perché io nel mio sogno è quello di creare uomini liberi che si conoscono e così è nato l'idea di chiamare l'istituto e la scuola Mondo Nuovo. Bene Renza, poi inoltre come vi ho accennato all'inizio di questo scambio d'anime, noi il 1º marzo saremo in questo meraviglioso congresso e Enrico ti invito come ospite d'onore, ti voglio vedere seduto nelle prime file, così avrai il piacere del viso di creare qualcosa di speciale perché i relatori che ci saranno sono tutti fantastici. Per quanto riguarda il mio progetto che si innesta col lavoro di Renze per tutte le persone che ne hanno bisogno, io ricordo che queste musiche le stiamo donando gratuitamente negli ospedali perché il 432 fa bene e chissà che facendo tanto tanto bene magari qualcuno anche guarisca e allora saremmo non felici di più. Potete cercare nel sito Genoa21 oppure qualsiasi domanda contattatemi al 340 3473 716. Quindi noi ci crediamo, vedi Renza, sono questi momenti difficili, stiamo registrando in ottobre e purtroppo quello che stiamo vedendo fuori c'è da mettersi le mani nei capelli, siamo all'ammazzacaffè, non alla frutta. Quindi noi siamo quelli che ci credono e che resistono, e sperando di portare armonia, perché quando c'è armonia c'è salute, c'è bellezza. Renza, a tua conclusione, di pure, vuoi dire una parola? Sì, io vorrei fare un augurio, visto che siamo nei tempi difficili, vorrei fare un augurio, quello che tutti noi dovremmo imparare a usare il nostro cuore. E l'augurio è che possiate essere felici sempre. Grazie, grazie infinite. Bene, Enrico, ti saluto, ti ringrazio per la tua preziosa assistenza. Mando un bacio agli amici di Focus 3.0 e buona armonia, che ce n'è bisogno. Siate Grazie armonici! Enrico, anche per me, grazie Enrico, un saluto a tutti, veramente con il cuore. Buona serata.